Eccomi. Allora, sì, ho ascoltato le parole del consigliere Figliomeni. Allora, per fare un attimo un quadro della situazione, sappiamo, insomma, che in questi giorni sono pervenute delle bollette dell'acqua ai cittadini, delle bollette dell'acqua maggiorate di un conguaglio che è stato definito nella conferenza dei sindaci dopo un'attenta valutazione tra i sindaci Aceato 2, che è il gestore del servizio idrico integrato, e la STOC, che è la segreteria tecnica operativa del lato 2 di Roma e provincia. In realtà non si tratta di un aumento tariffario, ma di un conguaglio per l'applicazione di un diverso sistema tariffario che in realtà va ad agevolare i nuclei familiari più numerosi, perché va ad ampliare la fascia minima di consumo di 50 litri giorno per persona. E questa nuova rimodulazione tariffaria è stata studiata ed emanata da ARERA, che è l'autorità di regolazione per l'energia, rete e ambiente, quindi nazionale, nel 2017. Poi la conferenza dei sindaci ha visto anche la discussione di altro in questo contesto, cioè, ovvero è stato evidenziato come c'è sempre stato un enorme divario tra il calcolo dei costi per le utenze singole e le utenze condominiali, e quindi si era chiesto, insomma, che questo conguaglio venisse ripartito in maniera più equa tra le utenze condominiali e le utenze singole. Quindi in realtà, conti fatti, per ogni famiglia presente in un contesto condominiale il conguaglio sarebbe pari più o meno circa, insomma, ad 1 euro al mese a partire da gennaio 2019. Il conguaglio viene attuato tutto in una tranche, a meno che non superi il 150%, quindi una volta e mezza l'importo della bolletta precedente, che quindi viene rateizzata in maniera automatica, posto sempre il fatto che gli utenti possono comunque, anche se hanno un importo di conguaglio minore, richiedere la rateizzazione. Il gestore è certamente cosciente del fatto che questo momento non sia dei migliori, come lo siamo anche noi, e tutto questo è stato fatto quando non potevamo obiettivamente, lontanamente, immaginare che saremmo andati incontro ad una pandemia mondiale, posto che parliamo comunque, ci tengo a dirlo, di un'attuazione di una rimodulazione tariffaria decisa da un ente nazionale. Quindi diciamo, non possiamo fino ad un certo punto, ecco, e anzi, in realtà, nonostante poi siamo attenti a questa a questo aspetto, ci teniamo anche ad invitare i consiglieri parlamentari. Quindi mi riferisco, per esempio, alla consigliera Meloni, che ha sottoscritto questa mozione insieme al gruppo di Fratelli d'Italia, e poi alla futura mozione che discuteremo a breve, che è la 214, da parte del consigliere Fassina, invece di portare questa partita nel campo opportuno, che sarebbe appunto il Parlamento, e anzi, in realtà, collaborare con i nostri omologhi in Parlamento, che ci stanno già lavorando e comunque da anni lavorano su questo tema. Nella fattispecie, per esempio, stanno lavorando su un ampliamento del bonus idrico, che sicuramente è molto importante in questo momento. Quindi per questo motivo ci asterremo.